Squadra retrocessa a Pescara ha fatto il casino sul razzismo inesistente, perché 10 persone che fanno buco in tribuna a Cagliari non è razzismo, è coglionaggine. Il razzismo è una cosa seria. Mauro da Manto, ma dai Mauro, ecco, scatenati, dai, che vuoi dire? Cruciale, dimmi. Oggi ho calcato, a me mi fanno impazzire queste cose. Razzisti, razzisti la fanno franca, la vittima no. Certo, ma questa è una così, puttanata. Non ribaltare la realtà. È esattamente mi fa incazzare così, questa cosa, dai. Mi fa incazzare. Vabbè, dimmi, Mauro, dimmi. Che c'è? Allora, io oggi ho caricato il video. Sì, quale dimostra, video? Dimostra sì, come lavorano e producono i soldi per all'INPS per la pensione dei pensionati nuovi e di quelli che sono già in pensione. Chi l'ha fatto? Sì, lo producono, video? Ma ti vedere come lo producono. Chi l'ha fatto? L'ho caricato video? Oggi. Mauro da Manto. Cosa hai caricato? Mauro da Manto. Ho caricato, che ho caricato cazzo te, di video hai caricato? Ma che coglione, video hai caricato? Tu aspetta, calma. Tu mi puoi prendere per il culo? Hai capito? Vabbè, tu mi prendi per il culo e hai la libertà di farlo. Io invece ti prendo a schiaffi, ok? Okay. Quello che ha detto prima Cruciani. Ma che video hai caricato? È tutto vero. Cosa? Ma che video hai caricato? È tutto vero. Ma cosa hai caricato? Il video della prima comunione hai caricato. Tu Cruciani hai detto tutto vero. Ma cosa? Tutto ma cosa? Quello in generale, su Marco De Benedetti, Rodolfo De Benedetti. No, De Benedetti, io non ho detto questo. Carlo De Benedetti. Ma no, ma che c'entra De Benedetti? Io non ho detto che è vero, è una cazzata. Quelli là non c'è. Non è che c'è il complotto di De Benedetti per far arrivare gli immigrati in Italia. Dai, ma come si fa? Loro danno soldi per far arrivare i nuovi schiavi. Ma che dici? Cioè, De Benedetti a favore dell'arrivo degli immigrati? Basta stupidaggini, basta, vergognati. C'è uno delinquente come De Benedetti che è stato condannato a 5 anni. Ma che c'entra? Ma delinquente sei tu che sei ancora in giro. Tu sei in giro. Schifoso, schifoso sei. Ma cosa c'entra? Schifoso, schifoso sei. Ma stai zitto, schifoso. Stai zitto, schifoso. Schifoso. Ma che c'entra adesso? Schifoso. Schifoso. Ma schifoso. Parla con la voce più vicina, però. Vai via. Ti si sente sempre lontano. Stai via. Vai via. Se non fai stare zitto, parlo. Se no, come faccio a parlare con un coglione che continua a parlare? Hai esordito dicendo: ho postato un video. Ma chi sei? Il Washington Post sei. Sei un coglione. Sei. Da 6 anni sei un coglione. Tenuto in vita. Tenuto in vita. Come si tengono in vita i morti da questa trasmissione? Coglione, ho postato un video. Ma chi sei? Il Daily News? Ma chi sei? La BBC? Sei un coglione, Mauro da Manto. Ma sei un imbecille. Avvicina questa voce al telefono. Ma manco il direttore del Washington Post lo dice: ho postato un video. Imbecille, essere ignobile sei. Un essere ignobile. Tu e tutta la tua genia di Mauro da Manto. No, la genia. Tutta la genia. Tutta la genia. Tutta la genia. Non devi parlare. Non devi parlare. Devi andare a farti il bidet. Così ti salvi la bocca. Quello che mi sei posto tu i miei schiaffi, coglione! No, crepare è brutto, crepare è brutto però, crepare. Ma non lo crepo io, a forza di schiaffi, cosa gliene do? No, ma questo non è bello. Questa è una violenza, dai, la violenza non è bella. Auguri che è mia amica Laura. Non sento niente, Mauro, non sento. Perché c'ho cazzi, parezzo di coglione. Perché ti vengo a stanare, coglione? Ma dove ti viene a stanare? Ma dove lo vai a stanare? Dove? Tu non ti preoccupare che io lo trovo. Ma io dove lo trovi se non ti muovi da Mantova ormai? Non ti muovi da Mantova ormai? Ma ti ho detto te? Io sono andato a Stoccarda con due trolley, con un infarto acuto in corso. E uno sei letto sotterrato. Ah, perché c'è un centro psichico a Stoccarda, è vero? C'è un centro psichiatrico, è vero? È vero. A Stoccarda c'è un ottimo centro psichiatrico. È vero. Ragazzi, devo... Sì, è un'eccellenza, è vero. Ma perché sembra che parli dalle caverne? Come mai sembra che parli dalle caverne? L'hanno rinchiuso in questo centro. Ragazzi, devo chiudere. La frase finale, la frase più bella di oggi, mi sono scordato di dirvela perché siamo stati presi da altre discussioni. È quella del signor Roncato. Roncato, in un'intervista che ha fatto Roncato, quotidiano. Certo. No, ragazzi, ha detto una frase fenomenale, geniale. E adesso non ce l'ho sotto mano. Una frase geniale. Cioè, ha detto: voi vi stupite tanto che l'Apo Elkan vada con i trans.
la realtà è che quando sei lì hai questa fissazione del diverso, della roba anche schifosa, brutta, e sei molto più eccitato rispetto a una bella figa. Andrea Roncato, a domani ragazzi, ciao. Cicciolone, eccolo il mio bel pupattolone.